siamo qui anche oggi di nuovo con i lavoratori della fiera che hanno ripreso la loro protesta. Eravamo rimasti a prima dell'estate in cui la trattativa era stata sospesa, è ripresa martedì. Che cosa è successo? In quell'occasione c'è stato un incontro tra lavoratori, sindacati e azienda in cui sono state dette delle cose, in cui sembrava che appunto gli esuberi fossero in qualche modo sospesi. In realtà il giorno dopo il presidente della fiera è uscito sui giornali con dichiarazioni contraddittorie rispetto a quello che era stato detto ai lavoratori. Quello che rileviamo assolutamente è un silenzio assordante da parte delle istituzioni, quindi da parte del PD in regione e in comune, che ricordiamo gli enti pubblici sono coloro che nominano i presidenti della fiera, che l'hanno ridotta a un buco di 9 milioni di euro e che quindi in questa situazione di fronte a 123 esuberi dovrebbero perlomeno far sentire la propria voce, o almeno è quello che ci si aspetta da un partito di sinistra. In realtà non si sono assolutamente espressi. Quello che è stato detto al tavolo sindacale è stato completamente ritrattato il giorno dopo, e in realtà invece quello che chiediamo noi è che, proprio vista la situazione, ribadiamo ancora una volta che i licenziamenti devono essere ritirati, perché questi lavoratori sono incolpevoli rispetto a una situazione che, la cui responsabilità è viene direttamente dagli organi politici che eleggono i presidenti della fiera.